Benissimo, benvenuti a GIMP. Facciamo questo piccolo esempio di come usare GIMP per fare una locandina. Vedete, GIMP è fatto da una moltitudine di finestre, c'è una finestra strumenti, abbiamo una finestra dove comparirà l'immagine e abbiamo soprattutto una finestra dove ci sono i livelli. Quindi noi ci concentreremo su queste tre finestre e vedremo un po' i tool che ci permetteranno di muovere, spostare, ridimensionare e o mettere dei testi. Quindi la prima partenza è questa, dobbiamo creare una nuova immagine. Quindi facciamo nuovo e creiamo un'immagine 512x512 perché è un'immagine che va abbastanza bene per Second Life. Quando facciamo questa creazione vedete che, adesso lo faccio in modo tale che compaia nella zona, abbiamo questa, è la nostra immagine. Osservate che è selezionato tutto col trattini, tutta questa immagine, e abbiamo creato uno sfondo. Lo sfondo a questo momento è bianco. Se noi volessimo fare in modo tale che lo sfondo fosse diverso, basterebbe selezionare un colore, ad esempio mettiamo che vogliamo uno sfondo più o meno di questa tinta, vedete? Abbiamo scelto questo colore e poi possiamo prendere il secchio e a questo punto abbiamo lo sfondo che è diventato di questo colore che abbiamo scelto. Ora, su questo sfondo vogliamo tipicamente, se vogliamo fare una locandina, vogliamo mettere delle immagini e dei testi, e questo lo facciamo aggiungendo dei lucidi diversi che vediamo. Quindi ad esempio supponete, ecco, vedete che ho preso un'immaginina da Google, un uccello. Posso trascinare semplicemente l'uccello nella mia immagine, gli dico di accettare questa, quindi convertirmi perché ha certe caratteristiche. Vedete che mi ha creato un nuovo livello che è sopra lo sfondo. Quindi possiamo già costruire una locandina con questo testo sopra. Se le dimensioni di questo uccello sono troppo grosse per la nostra locandina, possiamo lavorare con Resize, sempre essendo selezionato il nostro livello. Quindi possiamo dire Resize, e a questo punto con Resize possiamo cambiare. Vedete, ho cliccato qua, mi compare questo oggetto mi permette poi, quando avrò determinato la dimensione giusta, di avere le dimensioni più opportune per il mio coso. Quindi se voglio farlo un po' più piccolo lo restringo, poi accetto e poi eventualmente me lo posiziono, mi posiziono il layer e me lo muovo in modo tale da poter avere un titolo e una parte di sotto nel descalier. Quindi posso a questo punto cliccare su A per mettere qua, ecco, qui mettiamo un certo titolo. Qui possiamo fare il titolo, quindi per esempio possiamo dire settembre 2010, che ne so, mostra ornitologica. Nel momento in cui posso cambiare il font, posso mettere un font un pochino più interessante, qui ce ne sono tantissimi. Adesso per questo coso proviamo a metterne un font qualunque, qui abbiamo più o meno un'idea del font che ci verrebbe fuori. Il colore, dobbiamo fare attenzione, qui è questa specie di verdino su verde, quindi non si vede niente. Ma io posso selezionare un colore che si veda, ad esempio posso scrivere in blu, oppure anche qua posso selezionare il blu qua sopra, e nel momento in cui vedete che c'è scritto settembre, e qui posso anche determinare l'allineamento, quindi questo allineamento a sinistra, a destra, centrato, che probabilmente è la cosa che ci interessa. Nel momento in cui hai fatto ciò, vedete che è comparso un altro livello, e che è un livello di questo oggetto. Possiamo metterne un altro in fondo, qui selezioniamo dove metterci, partecipa anche tu all'incontro in SL organizzato da. Qui era un esempio in cui noi vogliamo fare una sorta di locandina. Anche qui abbiamo il colore lo scegliamo. Magari prendiamo qui possiamo andare qua, mettiamo qua, ecco, vedi, c'è questa specie di rossiccio, scegliamo questo colore, vedete che
potremmo anche cambiare il font anche qua, solo di questo, e qui dobbiamo ampliarlo perché altrimenti non si vede, quindi dobbiamo ampliarlo un po', vediamo un po', okay, non ci sta ancora, quindi vuol dire che abbiamo il font forse troppo grosso. Proviamo invece che mettere 50, mettiamo 35. Ecco, vedete che adesso c'è stato tutto. Ecco l'utilità di averlo come... Ah, qui tra l'altro abbiamo... Quindi qui abbiamo settembre 2010. Anche qua c'era in realtà mostra ornitologica. Anche qui il font forse un pochino troppo grosso. Mettiamo anche qua un 35. Così giochiamo un po' su queste cose. Okay? A questo punto non ci resta nient'altro che fare file salva come, e possiamo salvarlo mettendo come opzione un'immagine, quindi possiamo scrivere bird.png ad esempio, e salviamo in formato png. bird.png, esportiamolo in questo formato e lui ci ha dato il filetto che noi possiamo usare. Ecco, il vantaggio di questa cosa dei layer è che possiamo cambiare lo sfondo oppure cambiare l'immagine oppure cambiare le scritte in maniera separata, senza dover rifare l'immagine. Quindi avendolo esportato in formato png o jpeg come ho fatto adesso, verrà fuori l'immagine definitiva, ma se vogliamo salvare l'oggetto proprio nel formalismo suo, dovremmo proprio salvarlo nel formato proprio che ha il GIMP, che è il formato XCF. Quindi dobbiamo fare bird.xcf. Ecco, salvandolo nel formato XCF viene salvato proprio anche tutti i layer, i livelli, e ci consente questo di poter rifare l'immagine, questa locandina, con font diversi tutte le volte. Quindi abbiamo sempre due file, l'XCF dove c'è tutta la struttura, quindi i livelli, e l'eventuale PNG o JPEG che poi scarichiamo effettivamente su Second Life. E come primo discorso introduttivo su GIMP, finisco questo. Ricordiamo che farò un altro piccolo tutorial dove spiegherò alcuni trucchi che si possono fare con i layer ancora. A più tardi, ciao.